più di 3 milioni e mezzo di metri quadrati di aree sottoposte a sequestro, oltre 3 milioni di euro di sanzioni contestate, 884 navi sottoposte ad ispezione, 400 milioni di rifiuti e materiali sequestrati. Sono solo alcuni dei numeri che compongono il bilancio della prima campagna di tutela ambientale promossa dal Ministero e dal Corpo delle Capitanerie di Porto, Guardia Costiera in tutta Italia. Ci sono alcuni dati che mi hanno veramente stupito. 600.000 tonnellate di petrolio ogni anno vengono dispersi nel nostro mare. Io voglio mandare un messaggio oggi: nessuno si senta più sicuro a inquinare il mare, perché noi lo perseguiremo, perché siamo certi che il mare sia una risorsa indispensabile per noi, per l'economia nostra, ma lo dobbiamo tutelare innanzitutto per i nostri figli. Da oggi la tutela del mare è una priorità di questo Ministero. 7 le macro aree d'azione: la tutela della costa e del mare, il contrasto all'inquinamento da insediamenti produttivi e agrozootecnici, il controllo di depuratori, condotte fognarie e scarichi domestici, la lotta alle discariche abusive, la vigilanza su aree protette e la prevenzione dall'inquinamento prodotto dalle navi. Un ambiente che va tutelato, che però deve essere poi offerto come patrimonio di cultura e di sviluppo e di crescita al territorio. Certamente oggi presentare questo lavoro, questi risultati, è un motivo di novità e di orgoglio.